ancora un gravissimo incidente sulla fondovalle Trigno, che dimostra essere una delle strade più pericolose d'Italia. Nel tragico impatto tra un tir ed un appunto muoiono due persone, moglie e marito, residenti a Vasto. Si allunga la già pesante lista dei morti per incidenti stradali avvenuti sulla Trignina, una delle strade tra le più pericolose del paese. Questa volta in un fatale impatto avvenuto ieri sera verso le 19 al chilometro 47 della statale 650, nei pressi del bivio di San Giovanni Lipioni, hanno perso la vita due persone, i coniugi Elio Ciroli, di 55 anni, e Maria Di Renzo, di 53 anni. Erano a bordo di una Fiat Punto insieme ai loro figli di 21 e 18 anni. Erano diretti a Vasto, la cittadina abruzzese in cui risiedevano, pur essendo originari del Molise, il marito di Mafalda e la moglie di Roccavivara. Probabilmente a causa del violento temporale che a quell'ora imperversava nella zona, alla poca visibilità e all'asfalto reso viscido e pericoloso, l'uomo che era alla guida non è riuscito ad evitare il fatale e tragico impatto con un tir che stava sopraggiungendo in direzione opposta. Un colpo devastante con l'auto che si è letteralmente accartocciata su se stessa, incastrandosi sotto il pesante mezzo. I due coniugi sono stati sbalzati fuori dell'abitacolo e trovati privi di vita ad alcuni metri di distanza dalla Punto. Intanto i due giovani figli e l'autista del mezzo pesante sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e portati immediatamente all'ospedale San Pio di Vasto. Sono in corso ulteriori rilievi da parte dei carabinieri di Vasto, che però avrebbero già escluso la responsabilità dell'autista del tir, cosa che di nuovo porta alla ribalta l'estrema pericolosità di una strada, la Trignina, che da quando è percorribile ha all'attivo centinaia e centinaia di incidenti, moltissimi gravi e mortali.